Eccoci, siamo pronti per questo nuovo episodio di Granelli la serie in compagnia di Enzo Paci. Ciao Enzo. Ciao Pierluigi, grazie. Grazie a te per aver accettato il mio invito, insomma, sono veramente molto felice, molto felice. Insomma, sei emerso in questo successo stratosferico di Blanca con un ruolo molto particolare, che è appunto quello del commissario Bacigalupo, te l'aspettavi questo grande riscontro di pubblico? Ma diciamo che allora c'erano degli ingredienti che potevano lasciare presagire un certo interesse, cioè intanto il fatto che il ruolo protagonista fosse una ragazza non vedente poteva essere già piuttosto interessante. È una storia di inclusione, come tale crea anche empatia col pubblico, è un poliziesco, quindi è un progetto di genere, un genere che... Insomma, non dico che sia una garanzia, ma il crime comunque credo che sia il principe delle serie. C'era Giuseppe Zeno che fa un certo appeal sulle donne, poi c'è Maria Chiara Giannetta che è meravigliosa. Quindi sì. Però diciamo che la vera rivelazione di questa fiction sei stato tu, perché voglio dire, di Giuseppe Zeno, bellissimo, bravissimo, ha fatto diciamo quasi tutto in questo inverno televisivo, dove accendevi c'era Giuseppe Zeno, era anche un po' inquietante come cosa, non so Eh dove sì, abbia fatto arrivare tutto, aspira però alla insomma. santità perché no. Esatto, cioè Rai 1, Canale 5, ovunque. Maria Chiara Giannetta, anche lei è stata una grande rivelazione, effettivamente, perché veniva da Don Matteo, però insomma un ruolo così da protagonista era il primo ruolo da protagonista che aveva a tutti gli effetti e l'ha fatto alla grande. Ma il tuo personaggio ha avuto un grandissimo riscontro. Tu sei praticamente il terzo nome, quindi Eh sì, tra i c'è protagonisti. anche Pierluigi Spollone, voglio dire, Anche per Luigi Pier Spolloni, Paolo, certo. sì, scusami, Pier avevo letto Paolo più Pier Paolo, Spallone. Pier Paolo. Sì. Però tu Ottimo. vieni prima di Pier Paolo Spallone tra i nomi della sigla, non vorrei azzardare, Ah, però me lo sono visto proprio di recente. Ed effettivamente il tuo ruolo è un ruolo molto ingombrante, un ruolo assolutamente fuori dagli schemi, dal politicamente corretto, come tanto piace a te, perché la maggior parte dei tuoi personaggi sono fuori dagli schemi e sono soprattutto contro ogni forma di politically correct che va molto in quest'ultimo diciamo che periodo. questo fa parte anche un po' del DNA del genovese, cioè lo spirito Contraddittorio. contraddittorio dei genovesi. Poi siamo molto taglienti, siamo politicamente scorretti, proprio come senso di humor. Quindi. Quindi hai dato qualcosa di tuo, hai dato una tua impronta personale a questo personaggio? Devo dire la verità, è un personaggio che già era molto scritto bene sulla pagina. Gli sceneggiatori sono stati veramente bravi a restituire quella genovesità che spesso in altri prodotti ambientati a Genova un po' veniva a mancare, forse. E poi chiaramente il fatto di aver scelto per un personaggio così radicato sul territorio, scegliere un attore genovese, credo che sia stato giusto. Anche perché ho potuto dare anch'io il mio DNA di genovese a questo personaggio, portare in campo anche il mio di cinismo, il mio sarcasmo, il mio, ma intendo un mio nostro, cioè il nostro del territorio. Chiaramente è anche un personaggio che all'interno della storia ha una certa importanza perché rappresenta l'ostacolo che Maria Chiara Blanca incontra nel mondo lavorativo. Sono quello che dove lei apre, io chiudo. Sono un po' là, come spesso ho già detto, la sua barriera architettonica, in un certo qual modo. Vero, vero. Quindi, sì, è un personaggio che, insomma, fin dalla prima lettura ho amato. No, esatto, anche perché nonostante sia così cinico, così razzista, diciamo anche quello, così, cioè Diciamo, proprio un veramente che po' se lo incontri è una cosa assurda, però a parte che è una bella evoluzione anche il tuo personaggio, una gran bella evoluzione, e poi vedremo nella seconda stagione, insomma ci sarà tanta roba, ma comunque non si può fare a meno di amarlo, cioè non è quel classico cattivo che tu detesti perché dici ma vai, cioè ti fa veramente
ti fa scappare la risata, ti stempera un po'. Sì, meno male, perché se non avesse appunto questo escamotage anche della commedia, è un personaggio, rimarrebbe solo un personaggio orticante e bidimensionale. Il fatto che sia anche simpatico qua e là crea quell'empatia col pubblico che fa passare anche la cosa più cattiva. Immaginate quelle cose così ciniche dette da un personaggio che non strappa neanche un sorriso, sarebbe che sarebbe proprio da gattabuia, diciamo. Sì. A proposito, ti richiesti allo destro. Esatto. Del resto, la stessa Blanca ha sognato svariate volte di ucciderlo, quindi insomma, esattamente. Che tutto torna esattamente. Però, insomma, la tua carriera parte da molto prima di Blanca. Tu hai veramente incamellato un successo dopo l'altro, soprattutto nel mondo della comicità, con Zelig Off prima, poi Zelig Vero, poi Colorado. Ma sai, ho una carriera che non è per niente lineare, perché da ragazzino volevo fare il comico e poi ho cominciato a studiare teatro per fare il comico, in verità. Perché ho un sogno, e come almeno quelli della mia generazione facevano, va bene, se è un sogno, voglio che diventi un progetto, devo studiare. Quindi ho fatto prima dei corsi, poi ho fatto la scuola del Teatro Stabile di Genova, che è una scuola illustre di teatro, con un grande teatro che fa da tutore in un certo qual modo, e ho avuto la fortuna poi di poterci lavorare immediatamente da dopo il diploma. Quindi nasco più che altro come attore, fino al 2014, direi anche continuamente col Teatro Stabile, poi ho avuto una deriva comica che ho portato avanti negli anni per passione in maniera laterale, che però poi appunto dal 2014 giù di lì ha cominciato invece ad allargarsi e a prendere prevalenza sul mio lavoro. Ma è stato una situazione. Questo è un breve riassunto, diciamo, di tutta la tua carriera, però ne parleremo in maniera molto più approfondita subito dopo la sigla di Granelli. Sigla. Eccoci, siamo tornati. Allora, di nuovo chiaramente con Enzo Paci, l'ospite della puntata di oggi, e tu sai, non so se sai, ma lo saprai perché ora ti iscriverai, immagino, al canale YouTube dopo che ti ho ospitato, e insomma vedrai anche tutte le altre interviste. Sì. In Granelli la serie, a me piace raccontare le storie proprio per far capire che in realtà le passioni, se coltivate, se chiaramente perseguite con molta tenacia, con molta caparbietà, possono diventare professione e possono comunque sia migliorare la vita di ciascuno di noi. Cioè, anche se uno magari fa tutt'altro nella vita, non deve mai abbandonare quel sacro fuoco che lo anima se ama qualcosa in particolar modo. E quindi la prima domanda che ti faccio, tornando proprio agli inizi della tua vita, è: qual è stata la tua più grande prima passione? Ma guarda, la più grande prima passione è stata quella di fare, allora, da questo punto di vista decisamente è stata la risata, fare ridere le persone, mi ha sempre fatto stare bene, mi ha fatto sempre sentire accettato dagli altri, è stata un'arma che mi ha permesso di sopravvivere durante l'adolescenza, non essendo io né figo né particolarmente brillante a scuola, ero uno studente medio che non è mai stato bocciato, ma sempre con la media del 7, mai con l'8 o il 9, via dicendo. Quindi, ma era uno che si applicava o che non si applicava e aveva 7? Perché un conto è che se non ti applichi ai 7 vuol dire che sei un genio. Diciamo che non mi applicavo tantissimo. Ai 7, allora sì, sì. Entri nella media di tutti. È sempre stato uno che scolasticamente si è accontentato, non, giusto sì, da risultare uno studente, ma mai niente di più. Non facevi le nottate sui libri, ecco, mettiamola così. Non facevo? Le nottate sui libri, diciamo. No, così. Facevo le mattinate, io mi svegliavo alle 5, studiavo fino alle 7:30, 8, prima di andare a scuola, e il pomeriggio invece guardavo molta televisione, guardavo i comici, tutti, guardavo le videocassette, dal momento in cui questo supporto si è reso accessibile, perché
sono dell'epoca delle videocassette, delle audiocassette, e quindi ho portato avanti la mia passione per far ridere le persone. Dopodiché, verso i 16-17 anni, ho capito che non bastava, e allora ho cominciato poi a sognare di fare qualche cosina di più. Ho cominciato a frequentare dei corsi di teatro. In mezzo c'è il militare, che ormai sembra una roba desueta, ma ho fatto il militare a 18 anni, sono tornato e sopravvissuto al servizio militare. Anche lì facevi ridere i tuoi colleghi, oppure non c'era niente da ridere al servizio? Facevo delle imitazioni terrificanti, soprattutto. Facevo delle imitazioni bruttissime. Infatti, poi non ho fatto l'imitatore, meno male. Dopo il militare, mi ricordo mio padre l'ha ripetuto per anni: tu sei tornato dal militare, ti era venuto in mente questa cosa di fare l'attore. Che, tra l'altro, mio padre era un cantante, quindi non mi ha mai neanche lui. Sì, era un cantante, non mi ha mai ostacolato. Cantante in epoca giovanile, perché poi anche lui per vivere ha dovuto fare il fruttivendolo, un lavoro anche piuttosto impegnativo per orari e per agenti atmosferici, ecco, hanno preso molto freddo e molta pioggia i miei genitori. E la mamma pure faceva la stessa cosa, cioè era contenta. Mia mamma cantava, anche lei, si sono conosciuti da un maestro di canto, poi si sono sposati, avevano un negozio di frutta e verdura, poi hanno fatto i fruttivendoli per tutta la vita. E io stesso ho lavorato lì, contemporaneamente facevo l'accademia, e sono entrato a scuola a 24 anni nell'Accademia del Teatro Stabile, quindi anche relativamente tardi, in mezzo, tante indecisioni, tante paure, lavoravo. Che cosa hai fatto fino ai 24 anni? Fino a 24, io dai 19 ai 24 sono stato nel negozio dei miei genitori, sono diplomato odontotecnico, però non l'ho fatto per vari motivi, uno dei quali non mi pagavano, quindi non... direi che è un valido motivo per non perseguire la carriera. Era apprendistato, quindi uno faceva apprendistato, giustamente, il praticantato, ma non è però ripagato. Il pallino della comunità ti vedevi comico di Zelig, già ti vedevi sul palco, perché poi all'epoca immagino che Zelig già c'era, già iniziava. No. In televisione iniziato molto dopo. Guarda, Zelig è iniziato nel 2000. Che cosa c'era in televisione come spazio? A livello cabarettistico nulla, c'erano delle trasmissioni dove ospitavano dei comici, non erano dei contenitori comici. Sì, c'era qualcosa, c'era Emilio, c'era Drive-In quando ero ragazzo. Però era un altro tipo di comicità. Un altro tipo di comicità. Sì. Però diciamo, quello era il tuo sogno. Tra l'altro mi ha colpito anche questa cosa che tu dici, cioè utilizzavi l'arma della risata per integrarti nella società, perché tu non ti sentivi integrato, cioè c'è stato un momento in cui ti sei sentito diverso dagli altri? Sai, sono sempre stato un ragazzino timido, molto timido, per niente aggressivo, quindi... nell'epoca adolescenziale, dove l'aggressività è fondamentale un po' per imporsi all'interno di una cerchia umana, mi da dire, ecco, io mancavo un po' di questa aggressività, quindi ho trovato la soluzione nel far ridere. Chi fa ridere comunque si salva, perché piace un po' a tutti, dal delinquente al bravo ragazzo, ecco, che il comico si... sei capace e sei riuscito da subito a trovare, cioè nel senso, perché poi a parte che è difficilissimo far ridere, soprattutto le varie tipologie di ragazzini che ci sono in una classe, cioè c'è quello che ride per una determinata cosa, c'è qualcuno che ride per un'altra cosa, quindi anche far ridere sembra una cosa facile, ma in realtà è difficilissimo, quindi tu invece ci sei riuscito. No, ho avuto sempre un'inclinazione naturale su questo. Facilità. Non ti hanno mai preso in giro per questa cosa, che facevi un po' il giullare di corte a livello scolastico. No, però una cosa certa è che nessuno mi prendeva veramente sul serio, mai. Addirittura una volta un amico prete della mia famiglia mi disse: ho capito che tu vuoi fare il comico, però devi essere molto serio nella vita, perché sennò nessuno ti prenderà sul serio. E devo dire la verità, uno dei consigli
più preziosi che mi sono stati dati ed è uno dei primi consigli che non ho seguito. Infatti nessuno mi prendeva poi sul serio, soprattutto le ragazze, non ero, sai, il buffoncello. Il primo bacio a che età l'hai dato? 35. No. Vabbè, dai, più o meno alla mia età, quindi ho ancora speranze. E quindi ero timido, introverso, e ho trovato nel teatro invece un mondo più accogliente. Perché riuscivi a trasformarti, riuscivi ad evadere dal tuo sentirti inadeguato, per quello, perché molto più semplicemente perché all'interno del teatro c'erano degli inadeguati come me. Dei disadattati, sì, è un mondo. Guarda, il mondo dello spettacolo è veramente un mondo borderline, ma sono dei personaggi veramente meravigliosi. Alcuni sono caratteriali, è comunque una stortura rispetto al, passami il termine, alla realtà normale. Ecco, sono. Infatti si parla di mondo dello spettacolo. Certo, sì, che è un mondo a sé, bisogna saperci vivere nel mondo dello spettacolo, perché ci sono tante luci e tante ombre, quindi bisogna avere sempre i piedi ben piantati a terra, perché un giorno sei all'apice, il giorno dopo nessuno ti chiama. Esatto. Però questo togliamolo dalle scatole, perché per il momento, grazie a Dio, non ti sta succedendo, Enzo, anzi, questo è il periodo di up, per cui cavalchiamolo a palla. E a tal proposito, quindi mi dicevi, fino ai 24 anni una situazione un po' di incertezza, poi che cosa succede? A 24 anni entri alla Scuola di Teatro Stabile di Genova, giusto? Sì, del Teatro Stabile di Genova, frequento l'Accademia per 3 anni, mi diplomo, e soprattutto fare un'accademia di un teatro così importante poi ti dà sicuramente del direttive che, se non li abbandoni, non so se uno può diventare poi famoso o no, ma non credo neanche sia il premio del gioco, ma sicuramente quello di lavorare sì, in una maniera tale che comunque riesce a lavorare anche in periodi di difficoltà. Guarda, gli attori delle accademie, un po' anche perché sono patrocinati in un certo qual modo dal teatro da cui provengono, ma una cosa è se uno sicuramente si presenta a un provino e dice: guarda, ho una formazione, ho studiato lì, e un altro: no, sono autodidatta. Probabilmente da una considerazione, sì, secondo me sì, è importante studiare. E quindi, una volta che hai finito il teatro, cioè questa Scuola di Teatro Stabile a Genova, hai iniziato subito a lavorare, non hai avuto problemi? Fortunatamente, grazie a Marco Sciacaluga, che era il regista del Teatro Stabile, che ora non è più, perché è mancato l'anno scorso, sono stato subito tenuto in compagnia. Ho fatto la trafila, quindi ho fatto prima i personaggi di piccoli, poi sempre di più, e via dicendo. E sono stato molto fortunato anche, molto fortunato, perché uno dice: sì, però se ti hanno preso te lo meriti, vero, però è anche vero che non essendo una scienza esatta quella del teatro, della recitazione, dall'altra parte ci vuole sempre qualcuno che punti una fish su di te e dica: provo quello lì. E lì, secondo me, entrano in campo varie variabili. Varie variabili. Sì, no, è vero, è vero, è vero. C'è sempre bisogno di qualcuno che crede in te, questo in tutti i lavori in generale, però è vero, cioè, bisogna anche un po' buttarsi nella vita, perché poi... Anche in Blanca è successa la stessa cosa, comunque, perché se Gian Michelini non avesse avuto la fiducia in questo uomo già di una certa età, semi sconosciuto, perché sì, ho fatto un po' di televisione, però di cabaret, eccetera, eccetera, non sono sicuramente diventato un comico di serie A, faccio il comico, partecipo... Insomma, ad alti livelli, insomma, hai fatto tanta roba, sì. Poi c'è un personaggio... Sì, anche, ho fatto prima serate, eccetera, eccetera, però non è che... non ci diciamo, Paci. Ah sì, Enzo Paci! No, sarei bugiardo a dire questa cosa qua. E quindi lui ha puntato una fish su di me. Come è arrivata la scelta del personaggio e l'identificazione? Cioè, hai fatto dei provini oppure è stato appunto proprio Ian? Ho fatto dei provini. Il primo è stato un self-tape fatto da casa,
soprattutto anche per via del Covid, si è presa, credo, anche un'abitudine più che giusta di fare le cose a casa, e come avvicinamento a un ruolo si fa la prima scrimatura. Poi ho fatto, cioè sono andato a Roma, ho fatto il provino, e racconto anche questo sempre, alla fine del provino lui mi ha abbracciato e io gli ho detto, devo aver fatto proprio schifo dal punto di vista il premio di consolazione e invece avevi entrato bello, però appunto prima di arrivare a Blanca tanti anni di teatro e soprattutto tanti anni di comicità, come ci sei arrivato? Perché appunto tu hai detto che la tua più grande passione è sempre stata quella di far ridere, e quindi il mestiere del comico è un mestiere complicatissimo, ultimamente molto molto più sdoganato rispetto al passato, appunto Felig in poi ci sono moltissime trasmissioni televisive che hanno fatto nascere grandissimi comici, però insomma è un mestiere molto complicato. Tu qual è stato il primo step? Chi è stato lì invece il primo a credere in te nella comicità? Guarda, quando ho avuto di nuovo, ero già diplomato alla Scuola del Teatro Stabile, verso il 2004 mi era tornata una voglia di fare ridere, ma ci fosse un cabaret da frequentare, andare lì, scrivere. Tu già ti scrivevi qualche monologo, già, che ne so, scrivevo già. E allora ho chiamato un'amica che si chiama Alessandra Torre, che è una regista, è un'autrice televisiva, fondatrice insieme a Claudio Rufus Nocera dei Cavalli Marci, uno storico gruppo comico genovese, ma nazionale. Per dirti due nomi su tutti che hanno fatto parte dei Cavalli Marci, Luca e Paolo, Andrea Di Marco, Michelangelo Pulci, Alessandro Bianchi, Carlo Denei, Pippo Lamberti, altri che erano una formazione storica. E per noi a Genova, erano diventati dei miti, perché sono stati loro a riportare il cabaret in auge a Genova, ma a portarlo a livello nazionale poi. No? E allora chiamai questa Alessandra Torre e le dissi: guarda Alessandra, mi piacerebbe fare cabaret eccetera eccetera, come posso fare? E mi disse: guarda, c'è in questo periodo a Genova, stanno aprendo un comedy club, ti do il numero di Andrea Di Marco, che insieme a Max Novaresi, un altro autore formidabile della televisione italiana, stavano aprendo questo comedy club, e io sono andato lì molto timidamente, sempre con molto timore reverenziale a mettere il naso, e ho cominciato a fare cabaret con loro. E lì ho incontrato dei maestri della comicità genovese e non, i soggetti smarriti che sono Andrea Possa e Marco Rinaldi, già citato Andrea Di Marco, Carlo Denei, autore anche poi di Striscia la Notizia, Max Novaresi, Graziano Cutrona, altro grandissimo autore. E far parte di quel mondo lì mi ha permesso, di nuovo patrocinato da delle persone che potevano insegnarmi delle cose, di riprendere a fare il comico, anche perché fare il cabarettista, il comico puro, è qualcosa di più bestiale, è una bestia diversa dall'attore, ecco. L'attore è una bestia da palcoscenico, il comico usa altre tecniche, è proprio un'altra. Certo. Devi far scattare la risata immediata, che veramente è il terrore maggiore, immagino, dei comici, cioè fare battute che poi non fanno ridere. È l'incubo del comico. Però è un incubo che si realizza molto spesso, anche quello di non far ridere, proprio che succede, Perché poi dipende anche dai pubblici, dipende anche dai contesti teatrali in cui giri, cioè l'Italia è bellissima tutta, però ci sono pubblici differenti, più giovani, più anziani, persone che magari hanno un vissuto differente dal tuo, quindi il pubblico è fondamentale. Sì. Esatto. Ma la cosa che mi piace tantissimo della tua comicità è che cioè, si percepisce proprio la verità di tutti i tuoi dialoghi, cioè tu sei il comico, quello proprio all'americana, cioè il comico che va sul palco a portare la sua storia, a portare il suo bagaglio, a portare le sue esperienze di vita
sdrammatizzandole e rendendole quindi di una comicità sbalorditiva. Voglio far vedere un pezzettino, io poi non posso far vedere più di 30 secondi. Questa è una cosa stupidissima, ma che io condivido pienamente. Lo Non ce facciamo la faccio più, vedere. sono dei comportamenti umani che non sopporto più. Sarà l'età, cosa vuoi che ti dica? Tipo, non sopporto più, sai chi? Quelli che ti parlano e ti toccano, ma vi capita? Quelli che arrivano, ciao, ciao, belli, tutto bene? Tutto a posto? Ma cosa cazzo tocchi? Ma perché mi tocchi? Loro lo fanno perché pensano, no, ma che toccandoti, no? Riescono ad agganciare meglio la tua attenzione, che non è vero, dopo 2 minuti che mi tocchi, l'unica cosa che io riesco a pensare è, signore, prendilo. Portalo via, signore. E questa è una verità assoluta, perché io pure detesto le persone che toccano e a Roma ce ne sono tantissimi, e soprattutto in pandemia, che continuano a toccare, cioè la faccia. Io detesto anche al lavoro qualche mio Una cosa collega, è fastidiosissima. una Ci cosa sono fastidiosa. loro del penultimo spettacolo, che era Tutto quello che c'è, scritto insieme a Matteo Monforte, che è il mio coautore, che saluto, ed eravamo a Roma, all'Ambra Iovinelli. All'Ambra Iovinelli, spettacolare, praticamente sotto il mio ufficio, a Termini, vicino Termini. A fianco c'è un ristorantino dove si mangia meravigliosamente Ah, bene. buono, buono a sapersi. Come si chiama? Te Ah, non lo mi ricordo. ricordi? Ah, vabbè, comunque Mangiare. proprio a fianco all'Ambra Iovinelli, che tra l'altro ha ripreso con grande successo la sua stagione teatrale. Speriamo appunto che continui e che il Esatto. Covid non ricorra Teatro più. bellissimo, vuoto, c'erano delle sagome e 70 persone tamponate perché è stato Ah. girato durante la clausura, diciamo. La Sì. pandemia più totale, diciamo Eh sì. così. E invece recentemente sei riuscito a ritornare sul palco Sono qualche. riuscito a debuttare col nuovo spettacolo che è I Soliti Mostri al Politeama Genovese dopo un anno e mezzo che continuavamo a rimandarlo. Io stesso ho detto, ma non ce la faremo mai. Invece ce l'abbiamo fatta quest'anno con due repliche quasi sold out. Sono molto contento. Queste sono grandi Sì. soddisfazioni. Torniamo alla comicità, perché c'è un altro punto che ho voluto riprendere sempre di questo spettacolo teatrale che mi ha fatto morire dalle risate, ribadisco, posso far vedere solo 20 secondi, perché qui parli di un'altra grande verità e ora ne parleremo Se insieme. facessero, che ne so, una fiction sui coniugi d'Erba, sulla strage di Erba, ve la ricordate? Guardami, non sarei perfetto per fare Olindo. Niente, non me lo farebbero fare. Io già sento la pubblicità su Rai 2 a settembre. Il caso di cronaca che ha sconvolto l'Italia, un fatto che aspetta ancora di essere risolto. Case Asmutina che Raul Bova sono i coniugi d'Erba. Perché funziona così? Esattamente. E questo è un altro problemino dell'Italia che piano piano stiamo cercando di superare. L'ho voluto far vedere perché ci sono state anche tantissimi attori che ho intervistato precedentemente che covano lo stesso problema, da Elisa Di Eusanio, vabbè, insomma, tante altre persone che non riescono ad avere ruoli da protagonista in Italia, nonostante la loro bravura super indiscussa, diciamo. Tu come la vedi questa realtà? Ma è un discorso anche di immaginario. La televisione, a parte alcuni casi dove hanno dimostrato un certo coraggio, e secondo me la Lux leader fra questi, in generale credo che faccia parte proprio anche dell'immaginario collettivo di quella che un tempo veniva definita la casalinga di Voghera, no? Che voleva Sì. vedere Gabriel Garco in ogni dove, diciamo. Eh sì, in un certo qual modo sì, c'è un immaginario a cui aderire. Ad esempio, Romeo nessuno se lo può immaginare basso e grasso, no? Quando invece Shakespeare non esprime nessun tipo di giudizio fisico, potrebbe essere veramente basso e grasso, come ad esempio Amleto, che invece tutti immaginano magro, pallido, scavato, invece nella iconografia shakespeariana sembrava Alvaro E devo Vitale. dire che questa è una problematica che tra l'altro non avevamo in passato, perché in passato appunto, cioè, i più grandi erano Totò, Edoardo De Filippo, piuttosto Alberto Sordi, che voglio dire, non erano proprio sta bellezza dirompente, eppure erano. Però lì parliamo di cinema. Se parliamo di cinema e parliamo di commedia, quindi dove il grottesco
Carlo Verdone, per esempio, voglio dire, Carlo Verdone ha fatto anche tanta televisione, ha fatto anche... Sì, però sono comici. Sono comici, sì. Nel ruolo dell'innamorato è difficile immaginare qualcuno che non abbia certe caratteristiche. Hai ragione, hai ragione. È un po' quello. E invece negli altri paesi, ormai dappertutto, perché se uno va su Netflix, vede serie televisive, soprattutto crime, che sono le più belle, però insomma di tutti i generi, dove i protagonisti, cioè, sono persone in cui ti puoi anche immedesimare, perché diciamocelo, il 5% della popolazione italiana si può immedesimare in Raul Bova o in Gabriel Garco, la maggior parte delle persone si identifica in Enzo Paci, in Pierluigi Iorio e in tutti noi, diciamo, voglio dire, comuni mortali, esattamente. Vedi che ci sono dei barlumi di speranza da questo punto di vista in Italia? O ancora si è Secondo me, perché stanno legato anche cambiando le narrazioni, si stanno raccontando degli uomini anche diversi. È sempre dal punto di vista della scrittura che secondo me deve partire questa rivoluzione, scrivendo delle persone che siano degli anti-eroi. Esatto. Se Dustin Hoffman non fosse nato in quel periodo, non sarebbe diventato Dustin Hoffman. Era un periodo in cui cercavano gli anti-eroi, ma perché ne venivamo da un mondo di eroi. Vero. E quindi non so come dire, è una questione di tempo. Già, secondo me, è in atto questa piccola rivoluzione. Speriamo che qualcuno soffi sul fuoco in modo che riesca a divampare a dovere. Però ormai Certo. 50 anni, dove va? Ma a parte che non hai ancora 50 anni perché io ho studiato benissimo tutta la tua vita, esatto, quindi perché darsi prima, cioè insomma arriviamoci prima a 50 anni e poi ne riparliamo, quindi insomma sei giovane, hai tantissimo, hai un bagaglio culturale veramente, hai lavorato con i più grandi, da Luca Ronconi a Mariangela Melato, a teatro, insomma veramente... Hai una carriera di tutto rispetto e adesso con Blanca stai avendo anche una carriera, come dire, popolare, cioè nel senso, penso iniziano a riconoscerti, cioè, ti conoscono per strada, Commissario. No, ma ti sputano in faccia oppure sono felici beh, perché oggi me l'ha detto, sono però mi maschilino. facevo così stronzo. Il tuo personaggio è bello, però sei un po' stronzo. Come se l'avessi scritto io, no? Esatto, come se fossi veramente tu. Un Esattamente. plagio, Tra l'altro, grazie. cosa che poi si riscontra anche invece nel tuo personaggio storico nell'ambito della comicità, che è appunto Mattia Passadore, perché molti pensano che tu sia veramente così. E quindi poi quando si trovano davanti a Enzo Paci, quasi quasi ci restano male. Io Esattamente. sono così, io sono Mattia. Mia moglie dice: guarda, che devo dirtelo, sei più Mattia Passadore tu che Enzo Paci, cioè, sono proprio Mattia Passadore. Sono Com'è quella cosa lì. nato questo personaggio? Ah, boh, non lo so, non ho idea. Il nome com'è nato? Allora, io cercavo Mattia, è un nome che mi piaceva perché Mattia da pazzia, allora mi piaceva. Passadore, cercavo un cognome che potesse essere anche un po' ligure, però che non fosse un Picasso, Parodi, Canepa, che sono molto abusati, sono molto. Invece Passadore contiene una dolcezza dentro, tutte queste S, questa D. Allora mi è piaciuto Mattia Passadore, no? Guarda, io ormai se penso a quel personaggio lì, penso come a un parente, è un mio cugino, è un mio fratellastro, gli voglio bene, Ah, mi ha sì. Perché salvato la vita tante volte. ti ha salvato la vita tante volte? Mi piace questo. Guarda, vi dico semplicemente, quando mi sono sposato avevo 500 euro in banca e Quanti anni mia avevi? moglie ci farà Passadore, ci salverà, e mi hanno preso a Colorado. Cazzo. E diceva: eh sì. Però ci vuole anche coraggio a sposarsi con 500 euro in banca, quindi complimenti a te, a tua moglie. Se avessi aspettato di avere i soldi, non mi sarei mai sposato. Quanti invitati c'erano al matrimonio? Cinque i Basta parenti proprio mia veramente gli moglie, stretti. no, credo di aver speso veramente. Io e mia moglie, intanto, vabbè, ti condivido una cosa: ci siamo sposati in un teatrino di Bogliasco.
che in quell'epoca lì ero molto agnostico, poco religioso, un po' fuorviato anche da un pensiero collettivo teatrale, per cui non c'è speranza per nessuno. Non c'è speranza per nessuno, questo era il concetto, diciamo, sì, di base. Moriremo da soli, arrivederci. Moriremo da soli, verremo seppelliti in terra sconsacrata come nel Medioevo, siamo figli del peccato, eccetera, eccetera. Allora mi sono sposato in quella che per me era la mia chiesa, che è il teatro, con mia moglie, che è ballerina e cantante, anche lei della stessa idea, Romina Uguzzoni, Romina, e ci siamo sposati lì. E avevo invitato i parenti, eravamo un centinaio, però ho speso 6.000 euro, che è per un matrimonio è irrisorio. Beh, cioè, bello, sì. E il menù che comprendeva a questo punto? Sono curioso. Niente, cos'è? C'era un po' di trofi al pesto, c'era la torta. Molto genovese, diciamo. C'era il buffet e soprattutto i miei invitati, i miei amici, essendo quasi tutti comici, hanno dato vita a una cerimonia che era una festa, era uno spettacolo. Perché subito dopo, ad esempio, il matrimonio celebrato dal sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino, sono stato sposato anche dal sindaco di Ibiza, che alias Andrea Possa, che è un comico che interpreta questo sindaco di Ibiza, che è un sindaco fuori dal comune. Come faccio questo? Dopo quanti anni di fidanzamento vi siete sposati? Pochissimo, perché ci siamo conosciuti dopo un anno e mezzo mi sono sposato con Quindi hai capito che era la donna della tua vita. Ci siamo conosciuti in tarda età. Io, già quando mi sono sposato, avevo 39 anni, l'ho conosciuta a 37. Quindi, questo è un altro bel messaggio. Quindi c'è speranza, veramente. A parte che ormai io ne ho 36 e non ho ancora trovato la mia anima gemella. Quindi, c'è speranza per tutti. Esatto. Ormai le età si sono alzate. Prima dei 40 non si fa niente. Diciamo. No, ma poi io ero sposato col lavoro. Avevo questo obiettivo, perseguivo questo obiettivo, il mondo dell'arte, eccetera, eccetera. E adesso mi risposerò in chiesa, quindi siccome ho avuto la conversione. Quindi hai rincontrato la fede recentemente, ci stai dicendo questo? Sì, da 2 anni circa. Bello. Sì. Come se ti va di condividerci questo aspetto che mi piace particolarmente. Ma sai, mi sono reso conto che faticavo. Mi impegnavo di più a non credere che a credere. Era più faticoso non credere che credere. Chi non crede, almeno io che non credevo, mi affaticavo nel cercare le motivazioni per non credere. Poi un giorno, dormendo, siccome io poi comunque sia non è ateo, non mi sbattezzo, non sono mai stato un integralista di quel tipo, semplicemente ero agnostico. Ero agnostico, e quindi con una fede che andava e veniva a seconda delle epoche della mia vita. Poi invece quel giorno lì sono andato a dormire, pensavo, era già qualche mese che andavo a confessarmi, per via anche di una cosa brutta che è accaduta a me e a mia moglie, che non siamo riusciti ad avere un bimbo, questa è stata una ferita, ma lo racconto liberamente anche perché fa parte di uno di quei monologhi di cui tu mi parlavi prima, dove io esorcizzo anche le cose negative della mia vita raccontandole in scena, nella speranza che però il mio racconto possa essere liberatorio anche per gli altri. E siccome appunto io non ho avuto insieme a Romina la fortuna di avere un bambino, e ho cominciato di nuovo a interrogarmi sul significato della vita, sono andato in chiesa, ho cominciato a parlare con dei preti, alcuni più illuminati di altri, come spesso accade, perché i preti sono uomini, e da lì si è innescata di nuovo una fiammella di fede, che poi in questa serata che sono andato a dormire, nel sonno, ho sentito proprio un calore fisico, in cui ho pensato, ma perché mi ostino? Ma io credo, mi ostino non credo. E allora nel momento in cui ho detto, ma io credo, ho sentito il corpo proprio rilassarsi, come, e il giorno dopo ho detto basta, vado in chiesa. Bello,
Bello. E anche questa cosa l'hai accomunata, cioè, insomma, è stata in condivisione con tua moglie, oppure tua moglie è sempre stata credente, oppure tua moglie tuttora non lo No, è, mia insomma. moglie è agnostica, lei crede comunque in una natura superiore, è un po' sfiduciata nei confronti dell'istituzione della Chiesa, ma queste sono cose Vabbè, sì, personali, questi sono sono percorsi individuali, assolutamente, percorsi ognuno. individuali che non vanno giudicati né in un senso No, né assolutamente. nell'altro. Lei per amore mi segue, mi vuole, ci sposeremo in chiesa Bello. e questo già per me è importantissimo. E quando vi sposerete in chiesa? Wow, Ah no, ribadiamo la data, il 14 luglio. Mi sono sposato il 14 luglio in teatro, mi sposerò 14 il luglio di quest'anno, quindi 2022. Esatto. Fantastico. E a Genova vi sposate? Sì, a Genova. Genova. E Bene. così almeno festeggiamo sempre quella data, perché noi siamo anche Beh, di Genova. certo, poi voglio dire, a luglio il Covid ci lascerà un po' in pace, Sì. quindi ci sarà anche da festeggiare, perché i mesi critici sono quelli invernali, ormai questo l'abbiamo capito, esatto. Senti un po', quindi, bel successo anche in ambito personale, comunque una bella storia anche personale, perché poi la famiglia è quella che ti dà l'equilibrio ed è la cosa più Ma importante, guarda, secondo me. sarà anche lì una casualità, ma proprio non credo, la mia vita è cambiata, ma veramente radicalmente dal momento in cui sei entrata nella mia vita Romina. Bello. Sì, È ma è... stato un incontro sul lavoro, visto che anche lei è un'artista, vi siete Sì, ci siamo incontrati incontrati. sul lavoro perché lei faceva la coreografa all'interno di questa trasmissione televisiva di Sky. Che era Copernico, che era un contenitore comico in salsa genovese, eravamo tutti comici liguri, e lei era la coreografa, una ballerina di tip tap strepitosa, il comico e la ballerina di tip tap, che tra l'altro sono veramente un Un archetipo. cliché al contrario, ma chi ha fatto la prima mossa? Tu sei riuscito a fare la prima mossa nei suoi confronti? Ma sì, però avevo già capito un pochettino che poteva esserci qualche chance, perché sennò per la mia indole me ne sarei stato zitto in un angolo, invece un po' avevo capito che poteva esserci qualche chance. Aveva lanciato un po' di occhiate, di sguardi. E c'era Bene, bene. affinità, stavamo bene insieme, si parlava bene, soprattutto riuscivamo a condividere i silenzi, che era fondamentale. Non c'era quella necessità di doverli interrompere No, ma per non è. una. Sì, e poi sì, avevi quella sensazione di conoscersi da anni, forse, chissà. E tra l'altro adesso state diventando anche un duo comico molto affiatato, perché ho visto su Instagram fate spesso Ma sketch sì, ci anche divertiamo a insieme fare su delle cose. YouTube. Bello. Senti un po', quindi c'è stato Blank, appunto un successo strepitoso, dopodiché teatro, adesso prossimi step che mi puoi Ora dire? sto facendo una regia teatrale, debutterò tra l'altro a Roma, al Teatro Tor Bella Monaca il 15 di febbraio, con una commedia che si intitola Due fratelli, scritta da Fausto Paravidino, con degli attori bravissimi, uno Luca Cesa, Edoardo Trentini, Daniela Camera, e debuttiamo appunto fra 2 settimane a Roma il 15. Di che parla? Qual è la trama di questo spettacolo? Due La fratelli. storia di un equilibrio che si rompe, sono questi due fratelli che vivono insieme, entra in campo una ragazza che si chiama Erika, ed è un discorso di rapporti, di equilibri che si spostano, perché poi uno va via e allora uno dei fratelli si mette con lei, poi ritorna il fratello, si rompono di nuovo. È una storia che racconta, come tutte le storie, l'equilibrio dei rapporti che si modificano a seconda, del momento, con finale tragico, che non voglio anticipare, però è una commedia bellissima scritta da questo grandissimo autore, che è uno dei più rappresentati in Europa, Fausto Paravidino, grandissimo, un Beh, orgoglio insomma, italiano. andiamo tutti al teatro il 15 febbraio al teatro Tor Bella Tor Monaca. Bella Monaca di Roma. Tor Bella Monaca a Roma, per quanto tempo ci sarà? Ah, 5 giorni, una settimana. beh, quindi insomma, accorriamo dal 15 febbraio, passato San Regina, Valentino. dai! No. Io verrò, certo, anzi, ora me lo appunto. 15 febbraio, io sono a Roma. Poi io Perfetto. amo andare a teatro, per cui ci sarò sicuramente. Senti un po', ma è stata la tua prima esperienza da regista oppure già ne avevi fatte altre?
Ho fatto la regia dei miei spettacoli, però sai, facendo, a parte l'ultimo spettacolo, I soliti mostri, che ha un impianto leggermente più teatrale, ma il grande limite del cabaret è che non riesce a utilizzare la macchina del teatro a pieno, Un no? one man show, diciamo, è tutto focalizzato Sì, è un su quello. atto di oratoria quello del cabarettista, del comico, mentre il teatro ha delle potenzialità diverse che se non vengono utilizzate non usi il teatro. Abiti un teatro, ma non fai teatro. Perché no, non faccio teatro. E cosa fai? Faccio i monologhi. No, fai il comico, fai lo stand-up comedian, però non usi il teatro. Quindi abiti quello spazio lì. Lo abiti perché è grande, perché c'è una capienza maggiore, perché c'è un fulcro che è il palcoscenico, ma non hai bisogno di un teatro, di una graticcia, non è delle Sì, luci. di tutto il Il contorno che fa la scena. teatro è rapporto, quindi insomma, è un altro gioco, Ti senza è nulla. piaciuto questo gioco? Ti è piaciuta questa esperienza di questo spettacolo curato da regista? Sì, mi sta piacendo veramente tanto, 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 tanto. Siete pronti, immagino, no? Siamo Bisogna già sistemare pronti. le ultime cose, Siamo già esatto. pronti, incominciamo a fare le filate, quindi siamo contenti. Sì. Bene, bene, dai. Allora vi verrò sicuramente a vedere il 15 Grazie. febbraio. Ricordiamoci questa data, poi magari la ripubblicizzo nei prossimi giorni. Grazie mille per essere stato mio ospite. L'ultima domanda che faccio in genere a tutti i miei ospiti è: lascia un messaggio nella bottiglia. Adesso io ti lascerò da solo. Tu dirai la prima cosa che ti viene per la testa. Considera che questa puntata resterà per sempre in onda sul canale YouTube di Granelli La Serie e sulla pagina Instagram di Granelli La Serie. Quindi, se qualcuno vedrà questo episodio tra 10 anni, o anche domani, o dopodomani, o tra 3-4 giorni, sentirà questo messaggio alla fine di questa puntata. Il messaggio di Enzo Paci nella bottiglia. Fai sempre quello che vuoi, segui la pancia, buttati, ascolta gli altri, fatti un'idea, ma poi scegli tu. Vai avanti, se hai un'idea, portala avanti e non ti arrendere mai, perché, come diceva mio padre, tutto quello che non accade in una vita può succedere in un giorno. Bellissimo, bellissimo, verissimo, è quello che cerco di raccontare attraverso Granelli la serie. Ed è poi quello che è successo nella tua vita, immagino. Cioè, tu sei stato il primo a credere in te stesso. Tu mi hai raccontato che quando eri giovane nessuno credeva in te, fondamentalmente, cioè, in Ah, soldoni. guarda, sì, sai. Ma è bella questa cosa, perché la maggior parte delle persone si sente persa proprio per questo, perché noi abbiamo sempre questo spirito di accettazione innato, cioè dobbiamo piacere agli altri. E quindi se magari qualcuno, soprattutto le persone più vicine, ti dicono no, ma che dove vai, sei già troppo grande, oppure ormai il carro è andato, oppure non sei abbastanza bravo, non sei abbastanza bello, cioè tendi a demoralizzarti, a dire magari hanno Assolutamente. ragione loro e non ho ragione io, quindi tutto quello che sento dentro di me è sovraccaricato, ma in realtà è meglio che faccio tutt'altro. Se c'è tempo ti racconto un piccolo aneddoto di un grande insegnante di teatro del Teatro Stabile di Genova che è Massimo Mesciulam, un grandissimo attore, ma soprattutto un grandissimo insegnante, ma universalmente riconosciuto. Faceva i provini per il Teatro Stabile di Genova. Capitava che alcuni allievi non li prendesse perché per lui non erano idonei al gusto di quella scuola, però lui aveva sempre anche l'umanità, l'intelligenza di dire: guarda, io non ti ho preso, ma non vuol dire che tu non possa fare l'attore, ci sono altre scuole, vai, io non sono nessuno per dirti che tu non puoi fare l'attore. Bello. Tra l'altro questo è stato molto intelligente perché soprattutto nel mondo dello spettacolo invece ci sono quelli che magari non ne capiscono niente e che subito ti etichettano in un provino dicendo no, sei sbagliato, cioè ti fanno sentire sbagliato. Io ho sentito anche queste storie e mi hanno colpito particolarmente perché poi persone particolarmente fragili si convincono di questo e Ma smettono poi certo. avendo un momento strepitoso. Quindi Ma poi credere guarda, sempre in questo. banalmente, quando noi moriamo e chiudiamo gli occhi, il nostro mondo è finito. E siamo Verissimo. noi il nostro Quindi mondo.
Cioè, quindi per quale motivo non provarci sempre dalla mattina quando ci svegliamo e non fare quello che veramente amiamo fare nella vita? Grazie di cuore, Enzo, perché hai incarnato pienamente il messaggio di Granelli la serie. Ti auguro il meglio, ti verrò a vedere il 15 febbraio e poi ci risentiremo per i prossimi progetti, per Blanca 2 e per tutto quello che verrà. Un caro grazie saluto. mille. A Ciao e te. arrivederci Ciao. a tutti. Ciao. Ciao.